Non voglio andare a disturbare, ma secondo me se potremmo sparare un bel quiz patente, al volo. No. Una a testa, raga, finimo subito e vediamo chi è che Vai. fa più Anche errori. questa. Allora, signori, giro e il maestro. Ogni patente di guida ha un'attribuzione iniziale di 30 punti, Marzo. Vero. È vera. Ok. È molto vera. Senti, Manuxo. Il conducente coinvolto in un incidente stradale deve fornire le persone danneggiate. Pure alla polizia, penso. Oh, penso sia vera. Quando si fa il CID lì, come cazzo si chiama? È verissima, bravissimo, my man. Sei sempre sul pezzo. Il segnale raffigurato è un segnale di pericolo. Non lo è, non è un segnale di pericolo. È falso questo. Fabio, I i catadiottri catadiottri con con gli gli indi. indicatori di direzione segnalano la svolta di... Che cazzo sono i Sono catadiottri? quelli nella notte, nell'autostrada, tipo, o nelle strade che sono lunghi e che fanno la luce. I Puntane, praticamente. catarinfrangenti? Sì. Con gli indicatori di direzione segnalano la svolta di un veicolo. Fabio, stai Vero. pensando, non ci devi pensare a queste cose, è distinto, de facto. Esatto. Vero, bravo Fabio, Vero. bravo. Marzo. Falso. Mi stai andando a casa, Ragazzi, il Marzo. pallone di tiro raffigurato può essere esposto sotto i segnali per completare. Vero, falso Marzo, falso per il maestro, ci sta. Manuxo, in un secondo si percorrono circa 14 metri se si viaggia a 50 km all'ora. Non posso fare i calcoli Bro, adesso. ma non devi calcolare, abbiamo Ti fatto darò un vero, un falso, falso, dai. devi riandare a falso. Aspetta, no, fammi ragionare. Un'ora sono 50 km orari. Ok, non per dire, ma io 14 metri li faccio al secondo. Sì, Quindi vera, vera, vera. è vera, per Manux è vera, ci sta. L'impianto di scarico deve essere integralmente sostituito a ogni cambio di lubrificante. No. Per Falso, me devi secondo mettere quello truccato che fa più rumore. me. Un docente che intende Da effettuare un'inversione di strada. marcia su una strada a doppio senso deve azionare l'indicatore di direzione. Inversione di marcia su una strada a doppio senso. Ovvero. Questa Questa non. serve anche pensarla, è falsa. Falso. Il segnale raffigurato preannuncia una strettoia con probabilità di difficoltà di incrocio con i veicoli provenienti dal senso opposto. Vero, Falso è per un me. voglio. restringimento di carreggiata. Vero, 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 Quindi era vero. falso, vero, Vero, Marzo? vero, Se un ferito della strada è in stato di incoscienza, Manuxo, bisogna metterlo in posizione vero. Falso. No, semiseduta. bisogna reinvestirlo perché... Vero. Così non soffre. Sì. No, è falso, infatti, bisogna reinvestirlo. Mi piace. È regolamentare trovare sulla pavimentazione la scritta PL con croce di Sant'Andrea per segnalare un passaggio a livello. Polonia, bravo. Allora, la croce di Sant'Andrea, io mi ricordo che è per il La passaggio a croce, livello. sì, la scritta PL, no, ma comunque, boh, dirò vero, secondo me non è vero. Cioè, considerando quanti ce ne Secondo sono, le norme tipo di precedenza, falsi, nell'incrocio non. rappresentato in figura, i veicoli D e B passano contemporaneamente. Ah. Falso. L'ordine non è DPBN. È in teoria. DPBN. L'ordine teoricamente è come? DPBN. PN dovrebbero Allora, D passa perché ha potenzialmente. la destra libera. Libera Sì. la destra P. P libera la destra alla B. Ed N alla destra liberata da B. Dopo che N. passa. Non lo puoi dire. Il simbolo raffigurato è posto su una spia di colore rosso, ragazzi. È ovvio. È ovvio per il maestro. Il segnale raffigurato, Manux, obbliga a dare la precedenza ai veicoli provenienti sia da destra che da sinistra. Allora, questo è il segnale della precedenza, vero? Vedi, Manuxo, quante ne sa? Però non è che obbligo, cioè è il segnale quello da attenti. La distanza di sicurezza va rispettata anche quando si inizia la manovra di sorpasso. Che? Ma che Certo. Vero. cazzata, ma io devo sorpassare tutti. Perché non è possibile agganciare un rimorchio? Sarà vero? E Come può? gli darà il Oddio, ci ho mai cazzo? pensato. Ma ragazzi, ma Effettivamente. dove pensate che si aggancia il rimorchio voi? È da dietro. No, ma è un gancio di ferro sotto proprio dove sta la marmitta, non c'entra niente. Però se c'è il Sì, ma rimorchio penso comunque che. gli bipperà comunque, No, no? No, ma perché lo è. puoi segnalare. Diciamo Ma che qui secondo secondo me. Qui me non. secondo me ti fanno ragionare dicendo. Cazzo, gli rompe i coglioni perché magari vuole vedere dietro e non vede. Ma in realtà è utile come cosa. Cioè, Allora secondo me, tipo. falso. No, no, è quello che ti Cioè, io l'ho senti. ragionata, cioè, nel senso che dava il cancro perché continuava a fare bip Ah, a parte il fatto che bip bip bip. secondo me il fatto che possa dare il cancro lo disattivi. Vai, falso, falso. È vero. Le luci in figura si trovano quindi lungo le linee ferroviarie con semaforo per i conducenti dei treni. È vero.
vero. Cioè, si trovano vicino ai semafori, ma non so che cazzo fanno, non me ne frega una sborrata. Il segnale raffigurato, Manuxo, preannuncia un pericolo per chi svolta a destra, per il possibile attraversamento di treni. Ma no, quella roba segnala un passaggio a livello. No, guarda che quello... No, è proprio un treno, è il trenino Thomas, quello. Il treno. Che a un certo punto passa dalle strisce. Speranza, quello ma lì però c'è il passaggio un pericolo a livello non è così. E vuol dire che c'è un passaggio a livello dove attraversano i treni. Quindi, vero? Penso di sì. I tricicli a motore sono veicoli con motore di cilindrata inferiore a 50 cm cubici e aventi velocità massima per costruzione fino a 45 km. Tricicli a motore. Falso, secondo me. Per conseguenza forte velocità, lo strisciamento dei pneumatici aumenta la numerosità del veicolo. In realtà non è vero. Infatti forse era vero. È vero, cioè fa rumore quando drifti. Bene, Fabio. Chi siamo noi per dirti il contrario? Beh. Francesco? Il segnale raffigurato consente la sosta dalle ore 9 alle ore 17. No, bro, consente il divieto di sosta dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20. Quindi puoi parcheggiare dalle 9 alle 17, dalle 20 alle 7. Quindi anche dalle 20 alle 7, perché non l'ha scritto? Ma tu credo intenda quello sotto, comunque per dire. Quello sotto c'è scritto che puoi parcheggiare dalle 9 alle 5 e dalle 20 alle 7. Quindi è considerabile vero se mi metti anche dalle 20 alle 7. Se non lo scrivi. Scusa, però se invece io ti lascio la frase qui perché non è considerabile vero. È vero, ma non è solo quello, è vero pure il resto. Io do ragione al maestro. E se mettiamo vero, però chi l'ha scritto deve morire di tumore domani. La firma del contratto di assicurazione RCA, l'impresa assicuratrice per ricevere il cliente con un manuale su come evitare incidenti. Ma l'avevo pure studiata a scuola guida, sta merda di RCA. E cos'è l'RCA? L'assicurazione. No, dopo la stream te lo dico. Non un po' di cazzi ariani. No, bro, è proprio diversa la prima parola. Riviera romagnola con AIDS, cioè ci sta proprio preciso. Io mi fido del mio istinto, falso. Non ho mai sentito a scuola guida di un manuale antincidenti. Le corsie A, B e C rappresentate in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni. No, le corsie A, B e C rappresentate in figura consentono al conducente di andare in tutte le direzioni. Se sommate sì, ma non saranno sommate, quindi è falso. Ma neanche sommate, perché non possono andare dritto. Ah, è vero, porco Dio. Vabbè, non avevo visto quello. Quanti lavoratori si proteggono il palmo della mano in caso di caduta con strisciamento sull'asfalto? Oh, sarà vero. Marzo, nelle autostrade il limite massimo di velocità è di 150 km all'ora nelle ore diurne e di 130 km in quelle notturne. Sempre 130, ma chi lo mantiene te lo dico dopo la stream. Manuxo, il cono, questo qui che vedi raffigurato, si può usare per segnalare deviazioni improvvise o come cappello di Fall Guys. Ah, improvvise, provvisorie, tipo i cantieri, tipo i lavori, diciamo, provvisori. Non mi ricordo se le cose provvisorie erano gialle. Voi così rossi. Però boh, fate vero. Mi sembra lo che spazio totale di arresto aumenta se gli pneumatici sono usurati. Lo spazio totale di arresto aumenta se gli pneumatici. Teoricamente sì, perché ci mette di più la macchina a frenare. Certo, so anche che sono due fasi la frenata vera e propria, però dovrebbe comunque questa essere logica. Questa è vera, sì. No, ma è verissimo, ragazzi. Le slip. Anzi, può ridurre la capacità di prestare attenzione ai pericoli. Vabbè. Vero. E infatti per quello non guido, per l'ansia. La fermata è vietata in ogni caso nelle ore notturne. No, perché a puttane io mi ci devo fermare. Quindi è falsa. La fermata è diversa dalla sosta, eh? Vabbè, ma io... Appunto. Attenzione. È un modo di vivere il quiz patente diverso quello con il maestro. Il coefficiente di aderenza è basso, bisogna ridurre la velocità. Vabbè, sì, se piove rallenti, certo, sì, certo. Perché sennò non hai grip. Oddio, quindi ti dico la verità, dal momento in cui hai montato una full wet, io lì posso comunque provare a spingere se ho grip a sufficienza. Non è la Formula 1 però. Ma quello è per strada, chi cazzo è che mantiene le gote? È tempo di andare a correggere. Secondo voi siamo passati? A te credo. No, assolutamente no. No, neanche secondo me. Quanti errori? Io almeno 5 li ho fatto. Avete fatto voi 5 errori. E boh. 5 errori. Oh, ve l'avevo detto? Ve l'avevo detto? Ve l'avevo detto? Non so tanti, eh. Non so tanti, perché sono i vostri. Coi mia non erano. Primo errore, il maestro. Vabbè, ma che c'entra? Questo è perché ha aggiornato il quiz. Mollo errore. Il maestro. Errore il maestro.
Manu no, io no, Mollu no. Errore il maestro, errore e siamo del a tre. Maestro. Io no, Mollu no, errore del no, maestro. Ha sbagliato praticamente solo il maestro, io una. Ragazzi, ma io non le ho lette. Questa io non l'ho letta comunque, cioè, ho detto vero perché prima c'era un falso. GG, vabbè ragazzi, siamo stati... bravissimi.